Ciao ragazzi, sono appena rientrato a casa dal lavoro, sono passato a prendere oggi, 20 aprile, il gioco di God of War, infatti Limited Edition, e qui facciamo una piccola reazione al contenuto di questa Limited, appunto, aspettate che si rientra. Ok, ecco qua il contenuto della Limited, il gioco, come potete vedere. La steelbook, questo è il retro, questo è il libretto, ve lo faccio vedere così perché ci sono dei codici che non posso mostrarvi, e poi il gioco, qua dell'artbook che vi ho fatto vedere prima con il logo di God of War, adesso vi faccio vedere anche il di dietro, il di dentro, ok. Come prima, ecco qua. E questa è la confezione base della Limited Edition. Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su una nuova avventura qui sul mio canale. Infatti non siamo tornati, ma siamo tornati nel mio canale dopo un po' di inattività e qualche video di Assassin's Creed Revelation un po' travagliati, ma stiamo finendo anche quell'avventura. Ma siamo qui pronti per continuare la nostra avventura su questo nuovo gioco God of War, che io ragazzi sinceramente aspettavo da un po', perché io ho concluso i vari capitoli per PS3. Mi sembra che sia uscito solo il 3 e ma tanti anni fa, prima di iniziare a fare YouTube. E ho provicchiato anche i titoli per PSP e PS2, perché non li avevo io e quindi non potevo finirli perché ce l'avevano tutti gli amici miei. E fatto sta, ragazzi, che sono molto curioso di vedere questo nuovo titolo di God of War, e vedere questo nuovo Kratos che è diventato anche papà per la seconda volta. E prima di questo video vi metto una parte di reaction perché ho preso la Limited e vi farò vedere anche cosa contiene, ma adesso siamo pronti a iniziare la nuova partita. Raccontami una storia, esperienza equilibrata, cercatore di sfide, un vero God of War. A quanto pare queste dovrebbero essere facile, normale, difficile e super difficile praticamente. Io direi di fare esperienza equilibrata, anche perché siamo, direi, a mio avviso, agli inizi, quindi. Ok. O boscaiola. Cade. Thank you.
L'ho trovato. Sali in barca ora. Maremma maiala. Usa L per muoverti, ok. E quello è il nostro figlioletto Atreus. E questo è Kratos. Perché si riesce a portare un albero intero. Un albero intero a mano. Ragazzo. Basta così. Gli alberi marchiati. Segui la, la corrente. Ah, dobbiamo trovare gli alberi quelli là con i segni delle mani. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Ok ragazzi, approfittiamo del fatto che si è interrotto la vermiglia e quindi a ricominciare da quest'altro punto. Mettendo in pausa, questo è il menu che ci troviamo. Qui abbiamo la personalizzazione della nostra arma attuale, o meglio il Leviatano. Poi qui abbiamo la nostra armatura per quanto riguarda sempre Kratos. Le abilità, qui saranno tutte da sbloccare livellando come nei più semplici GDR. La mappa, che per ora è questa qui. Gli obiettivi, oh, qua abbiamo segui la corrente del fiume, è fatto. Quindi poi codex, non so, saranno delle cose più in là, risorse, quindi ci sarà da anche craftare. Allora, mentre qui abbiamo le armi, l'arco come? Ah, ancora non lo abbiamo, però già ce lo segna. Però non ci dice niente, ok, ok. L'arco è di cosa? Atreus. Atreus. Camminiamo. Cioè, graficamente fa paura, eh. È cominciato come Horizon proprio. Come hai dato il new game, subito è partita la... la scenetta. Ah, questa deve essere casa. Un bel posticino, Kratos. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me.
È pronta. Torna alla tua casa. Sei libera. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok. Di qua. Ok, gli alberi marchiati. Vai a caccia con Atreus. Mamma mia, Kratos. Proprio, eh? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Vabbè, qua c'è tutto il tutorial, raga. Oggetti smarriti. Ok. Qua cos'altro c'è? Diamo un'occhiata qua in giro se c'è qualcos'altro. Cioè, ragazzi, l'acqua è fatta da Dio, però. Vabbè, stiamo giocando a God of War, quindi. Aspetta, Atreus, devo andare anche di qua, io devo anche vedere qua cosa c'è. Tipo qua, vedi. Dell'argento? Qui? Ragazzo, non hai visto queste? Ah, simili, ma non sono di cervo. Vedi, questa è più larga. Capra delle nevi? Lei ti ha istruito bene. Già. Chissà chi era la compagna di Kratos con cui ha avuto questo figlioletto. E vi ricordo, ragazzi, che Kratos è già stato padre e gli è stata sterminata la famiglia poi nei primi capitoli del... diciamo della prima generazione di God of War. Quindi impronte? Sì. Troppo rotondo. Bene. Sta cassa? Se non giravo non l'avrei mai trovata.
Oh ragazzi, se notate che salto qualcosa fatemelo sapere, eh. Qui sotto nei commenti. Che? E ora? Premi già per oltrepassare la voragine. Ah! Di qua, ragazzo. Oh. Oh. Cioè lui ha dovuto prendere la rincorsa. Di qua. Sì, un attimo, ragazzo. Che poi non so perché lo chiami ragazzo e non figlio. Andiamo. Olio cuore. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Cioè, la nostra prima. Mi ricorda tanto Rost con Aloy. Tanto qua troviamo altro argento. Qua un'altra casa, altro argento. Che cavolo servirà l'argento? Che poi siamo. Ma non abbiamo trovato nulla di che, però. C'eravamo ovunque. Cioè argento ormai ovunque, come se piovesse. Chi è che perde i soldi così? Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Ci pensa papà. Wow. Vai. Oh, cos'è successo? Cioè ragazzi, ma avete visto? Eccolo lì! Fermo! Ma che stai facendo? Ora è più guardingo! Devi tirare! Quando te lo dico io di farlo! Mi dispiace! Non dispiacerti! Fa di meglio! Trovalo! Trovalo! Vai. Beh, gli ha sequestrato l'arco. Beh, ha avuto fretta. La fretta è una cattiva consiglia. Ah, non mi fai. L'arco! No! Non sei pronto! Wow, il nostro primo combattimento! Boom! Boom! Brutale! Ah, abbiamo anche la schivata! Wow! Boh, morto, stecchito e addio! Uè! Ah, sei qua dietro, eh! Voilà!
Roger non si erano mai avvicinati così. Continua. A quanto pare il Kratos si conosce. Giamma verde per la vita. Qua cosa abbiamo? Il cervo è di qua. Vedo altre impronte. Ok, volevo esplorare un po', però vabbè. Andiamo a prendere sto cerviatto. Lassù. Eccolo lì. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Va bene. Guarda. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Beh, è anche saggio, Se tu non riesci a colpirlo da qui. Vai! Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarci. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Però bellissimo il livello design, Barra della salute dei nemici. Vabbè, l'avevo già notata. Boom! Ok, ma? Se non attacchi tu, attacco io. Ok, abbiamo il nostro primo enigma ambientale. Quindi, mo vediamo. Beh, tiriamo giù, tiriamo giù. Resta aperto. E ora? Tieni L2 per... Ah, là! Lo hai congelato. Forte. Fico! Eh beh, sì, perché si bloccava, quindi... Bene. Enigmino piuttosto semplice, ragazzi. Vabbè, sono i primi. Dove vai? Credo che sia di qua. Lo so! Lui non può più usarlo. Noi sì. Cosa c'è di qua? Wow, dove starà andando? Ma è giusto di qua? Non ne ho idea, però mi sa che qua torniamo indietro. Sì. C'è un qualcosa qua però. Là. Cosa sarà mai qui?
Cos'è questo? Ragazzo, di qua. Sono Skoll e Ato, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù? Come finisce? Mangiano il sole e la luna e poi tutti si mettono a combattere. Atto 1. Ah! Raga, bisogna sempre guardarsi intorno in questi giochi così che con il mondo vasto, open world o comunque semi open world come in questo caso. Perché non è che abbiamo proprio tantissima libertà di esplorazione. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Libera la mente. Fissa il bersaglio e respira. Piedi sordi. Spalle dritte. Inspira e lascia. L'ho preso. Bravo. È ancora vivo. Il pugnale. No, finisci ciò che hai iniziato. Non ci riesco. Io... Oh cacchio, questo è grosso. Frecce Atreus. Ordina ad Atreus di scoccare le frecce premendo quadrato. Premi L2 e poi premi quadrato per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Ok. Nell'angolo in basso puoi vedere quante frecce può scagliare Atreus. Una volta lanciate, le frecce hanno bisogno di tempo per ricaricarsi. Vai, 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 che gli manca poco.
perché ti manca un tubo. Al tuo via. Vai! Credevi di farmi paura? Tu non conti niente! Ragazzi, niente! Guarda, guardami, ora, avanti, guardami. L'abbiamo ucciso. Tu non sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Olè, raga! Ottenuto, torniamo a casa. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.